Naples, c'est quand même la région de la résistance, Naples. Napoli è una città che è abituata alla resistenza, ha citato appunto il fascismo in generale e dice appunto che bisognerebbe ripartire, cioè che i napoletani dovrebbero fare della cultura la loro ovviamente arma forte, ha detto guardate che meraviglia che avete e quindi bisognerebbe valorizzare questo. Dice che ha scelto la mélodie perché ovviamente la musica è un linguaggio universale che può andare tanto in Giappone quanto in qualsiasi parte del mondo, è comunque un linguaggio che unisce tutte le persone e quindi anche questo per in quartieri dove ovviamente si immagina non ci sia cultura, testimonia come in realtà invece con la musica si può fare oltre. Delle periferie se ne parla molto ma se ne racconta poco in realtà e ovviamente le sue periferie sono le periferie che descrive nel suo film dove appunto si riesce a fare cultura come ce ne sono tante anche in Italia dove si riesce a fare non è soltanto quella che si vede in TV ma che c'è un mondo dietro nelle periferie che vengono descritte nel suo film. In realtà è stato un caso perché guardavo un programma in TV che trattava appunto di questo progetto Demos della Filarmonica di Parigi, che è poi quello che viene descritto nel suo film e lui è stato particolarmente coinvolto, emozionato da questo percorso anche molto difficile che intraprendono questi ragazzi verso la musica anche classica e quindi l'ha molto coinvolto, l'ha molto emozionato e ha deciso di farci sopra il suo film. Beh, ovviamente un'esperienza che non può essere definita, è la sua prima vera grande esperienza. Vorrei ringraziare ovviamente Alberto Barbera e la moglie per l'accoglienza che sono stati fondamentali e ovviamente l'aver condiviso questo momento con i ragazzi che hanno fatto con lui il film, con tutta la sua troupe, è stata detto una delle esperienze più belle della sua giovane carriera.